Bentornati a un nuovo appuntamento con Star Bene per Vivere Meglio. Siamo di nuovo in compagnia col dottor Trivisonno Buongiorno. e oggi affronteremo un altro caso di chirurgia. Di cosa parliamo oggi? Beh, in effetti l'ultima volta avevamo parlato del miglioramento del profilo del naso a uso di filler, no? Quindi il famoso rinofiller, diciamo una rinoplastica non chirurgica. Però effettivamente mi sono reso conto che poteva essere molto più interessante vedere anche quello che potevano essere i risultati e quindi vi volevo far vedere qualcosa di trattato in questo modo. Poi permettetemi diciamo, di avere una valutazione autonoma di quello che era la possibilità con questo tipo di trattamento. Quindi vediamo qualche esempio. Sì, non so se si riesce a vedere qui nell'immagine, dunque noi abbiamo in questo caso un esito di un trauma e se vedete la piramide è decisamente storta, c'è una prima linea che fa, diciamo, va in giù in questa direzione, una seconda linea che va obliquamente verso in basso e verso il lato sinistro della paziente e un'altra che va in giù praticamente verso destra, il lato destro della paziente e quindi crea una specie di S. Si vede proprio che la punta ha una notevole deviazione, proprio si vede questo spazio vuoto che è quello che invece dovrebbe stare in verticale che divide le due ali del naso e quindi vediamo che qui abbiamo una curva decisamente ad S, molto molto brutta. Anche in questa immagine con le ombre si vede decisamente meglio, insomma, quella curva che vi dicevo, quindi questa S italica con questa punta decisamente deviata verso il lato di destra della paziente. Se vedete dal basso, la base del naso in effetti, e questa è totalmente deviata, quindi quello che dicevo prima, insomma, che si vedeva sul di fronte, in maniera ancora più netta si può osservare dalla base del naso e vediamo che è proprio talmente deviato verso il lato destro che addirittura il setto occupa tutto lo spazio nella narice di sinistra. C'è da dire però, e questo è di fondamentale importanza, che purtroppo il filler non va a cambiare la posizione delle osse e delle cartilagini, cioè può attenuare, sfumare quegli scalini che si creano, quindi dove è più vuoto possiamo aumentare il volume e quindi dare una percezione di profilo più preciso, più netto, più dritto. Ma per esempio una situazione di deviazione chiaramente non la corregge, cioè la funzione del naso, questo assolutamente va detto, non è assolutamente correggibile con i filler ovviamente, questi sfumano diciamo, solo nella parte esterna. Però vi faccio vedere l'altra immagine. Ok, dopo che abbiamo fatto praticamente questo riempimento, possiamo cominciare a vedere che tutto quel vuoto che c'era sul lato destro, perché la curva andava verso sinistra nella parte bassa o nel lato di sinistra della paziente, perché inizialmente la curva andava, diciamo, verso destra, con convessità verso destra, e soprattutto tutta quella fessura che c'era tra le due cartilagini, quindi nella parte inferiore, è stata a questo punto riempita e abbiamo una percezione di un naso assolutamente più dritto, come possiamo soprattutto vedere pure in quest'altra immagine. Infatti, vedete nel profilo come ha decisamente guadagnato. E andando quindi a riempire, ripeto, riempire perché quindi il filler riempie, a riempire le zone più vuote, cercando di simmetrizzarle con le zone più piene dell'altro lato. E quindi, come vedete, a questo punto abbiamo un profilo decisamente migliore se andiamo a paragonare con quello che vi faccio vedere adesso precedente. Giusto per ricordare, diciamo, come era precedentemente, qui avevamo tutta questa zona di vuoto, qui avevamo questa zona di vuoto e qui avevamo tutto quel vuoto dello spazio delle due cartilagini e quindi abbiamo aumentato questa zona perché chiaramente qui era più piena e qui no, questa zona è stata riempita in modo che quindi non si vede più la direzione dello spazio tra le due cartilagini delle ali del naso, qui abbiamo dato una linea perché c'era diciamo, questa curva e questo più vuoto e anche qui su abbiamo dato una linea e quindi abbiamo visto il risultato precedente che è ottenuto proprio con questo lavoro. Noi abbiamo detto che questo non è un intervento chirurgico Sì. vero e proprio, e quanto può essere permanente oppure a Ah, questo sì. distanza Questa di anni c'è bisogno comunque di un intervento? è una domanda giusta. Normalmente l'acido ialuronico è una sostanza che si riassorbe.
in effetti utilizzo un acido ialuronico che dovrebbe essere utilizzato nel sottocute e quindi non nel derma, perché si è visto praticamente che dà una fibrosi, e questa fibrosi quindi è una complicanza, considerata come una complicanza. In realtà questa fibrosi, che è una complicanza, la considero a mio vantaggio, perché vado a cercare di ottenere un risultato che poi diventa permanente in effetti, e c'è da dire che dopo un mese abbiamo un'idea di quello che è rimasto e quello che non è rimasto. Eventualmente dopo un mese possiamo fare un'integrazione, non abbiamo l'assoluta certezza che non si riassorba totalmente, però ormai per la mia statistica vedo che in effetti c'è una permanenza del materiale per diciamo che può arrivare a essere definitiva dopo uno o due ritocchi. Ecco, nel caso di rinofiller o di intervento chirurgico vero e proprio, c'è una terapia post oppure dopo il... No, la cosa interessante del rinofiller è che praticamente si fa a livello ambulatoriale, si fa il trattamento e poi il risultato è quello e non c'è nulla da fare, quindi non sono degli aghi estremamente piccoli, quindi non ci sono ferite, non ci sono medicazioni da fare. C'è un gonfiore eventualmente che si può notare nei giorni successivi, e soprattutto c'è la possibilità, ecco, in alcuni casi, non sempre, ma in alcuni casi, della formazione di un rossore che persiste purtroppo per qualche tempo, anche qualche mese in sostanza. Volevo poi far vedere magari qualche altro caso. Sì. Allora, un caso tipico di naso con i difetti di cui avevo fatto l'introduzione e prima è questo. Quindi noi abbiamo un difetto a livello della radice del naso, un difetto della proiezione della punta del naso e una columella che potrebbe essere, diciamo, questa è la base del naso e la columella, e questo è il labbro, che potrebbe essere anche ulteriormente migliorato, cercando di dare una riduzione di quest'angolo e quindi dare una percezione di un naso che sale più in alto. E quindi andando a riempire queste zone, questa, la punta e la columella, otteniamo questo risultato. Il risultato, come vedete, è questo, ottenuto in pochissimi minuti, senza, come vedete, nessuna ferita. Abbiamo dato una linea retta a tutto il profilo, abbiamo aggiunto a livello della punta e quindi abbiamo ottenuto proiezione della punta, e abbiamo aggiunto anche qualcosa a livello di quest'angolo che si è aperto, mi dà la percezione di una punta più in alto. Quindi complessivamente questo è un risultato che a volte stupisce anche me che li faccio, perché si potrebbe immaginare che il risultato di una rinoplastica e invece è un risultato ottenuto semplicemente con aumento del volume con filler. Bene, quindi abbiamo visto oggi al posto della rinoplastica la rinofiller, e quindi i vantaggi che si possono ottenere e i casi in cui si può operare con questo nuovo strumento. Certo. Ringraziamo il dottor Trivisonno per essere stato con noi anche oggi. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.